sempre un produttore di vino, ti sei... No, il mio padre è sempre stato appassionato, un bevitore. Da piccolo mi portava a comprare vino, eravamo in giro per l'Italia, in Friuli, in Friulano, di Cormos. Lo fai bene, mio papà è stato 30 anni in Africa, 35 anni, i miei vivevano lì. Però è stato, quando vivevo in Italia mi portava a comprare vino. Poi mi sono laureato. L'azienda è nata nel 96. Mio padre è entrato dalla Somalia, allora lavorava lì e comprò questi due pezzamenti di terra, viticolture vecchie, che nessuno voleva. Poi ho capito perché, nel senso che c'è tantissimo lavoro manuale, non puoi meccanizzare nulla. Ed è tanto, tanto lavoro, tanto impegno, con rese molto basse, devi riuscire veramente poi a avere molto amore e valorizzare il valore aggiunto che ti dà la collina e la vite vecchia. Quindi tu sei laureato e poi ti sei... Io sono laureato in economia, sì. Poi ho cominciato a aiutare mio padre, mentre aspettavo di fare il servizio civile, che dovevo essere chiamato, e ho cominciato a fare le vendemmie, cioè la prima vendemmia nel 96, e poi a appassionarmi proprio all'estetica del vino, nel senso proprio, è bello proprio il lavoro come qualità della vita, come materia che maneggi, dall'uva al mosto, la cantina. Per quello non amo le macerazioni, perché quei mosti vinificati in bianco lavori con... In una scenario che inizia con le macerazioni è sempre sto vinacciolo che c'è, questi oleosi che poi vengono da subito al vino, però non lavorare proprio più lavoro brutto. Il vino dà i problemi che puoi avere, perché io non devo trasportare la vasca. Quando vedremo la bottiglia è un compromesso, è stata introdotta nell'Ottocento la bottiglia, una cosa recente. È una massa di volume piccola, quindi... Ha bisogno di una serie di compromessi, secondo me, per esempio per la filtrazione, leggera, ma ci vuole. Il vino torbido è un vino fortemente inquinato dalla presenza del torbido, che è comunque feccia, che contiene lieviti, i lieviti hanno un aroma, l'aroma per vini come questi confligge con il carattere del vino. Sì, non per tutti i vini, perché io parlo per me, per quale in assoluto. Ci sono vini che magari hanno un'acidità fissa proprio altissima che fa un po' d'antisettico, possono lavorare anche con meno soffitti di quanti erano. Io parlo per me, applicare certi principi in senso assoluto, come dire zero sulfuroso, o zero soffitti in vigna, o zero quel zero di là, vuol dire un po', intanto non tenere conto del fatto che il vino è comunque prodotto dalla storia e dalla cultura, non di l'idea di mia che mi alzo un tipo adesso basta, non so usare soffitti, no? Nel senso che il soffitto a me permette di garantire la bottiglia, certo. Dire a un consumatore che da cui arriva la bottiglia magari rifermentata torbida a tutti, ma una scaraffola e togli il fondo, ma io lo trovo abbastanza irritante, quindi sono tutte cose che linea di principio chiunque accetterebbe, tutti condividono l'idea di non usare niente, però il vino è comunque un risultato di tecnica, non esiste in natura vino stabile, pronto da consumare, trovarlo, scoffare, pensare, sempre in condizioni perfette. Però c'è una domanda provocatoria, nel senso che non pensi come alcuni pensano che l'uva già accudita e non trattata in vigna già contenga le potenzialità per diventare vino e eventualmente per conservarsi, dipende poi dalla... Quindi comunque se tu provi a fare il vino. No, non è una provocatoria solamente perché ti rispondo perché un minimo di dibattito, se no non. No, perché la vigna non è scritto nel DNA del vino che deve andare in lottiglia, riesci ad andare in Giappone, in aereo, in nave sotto il sole. Cioè, benissimo, puoi anche fare così. Dopodiché se diventa 100 però non mi telefoni, mi dici guarda che è 100, perché io mi sono trovato, io ho lavorato in abbiamo fatto il bottigliamento senza soffitti. Il vino parte, arriva in America dal più importante importatore di vini naturali che ha scritto libri sul vino col fondo, vino rifermentato, come ha spiegato la clientela americana, gli è arrivato leggermente rifermentato, non ha più voluto. A parole, tutti quanti vogliono il vino, tutti i soffitti, filtri, e poi gli arriva il vino torbido, dice a me non lo voglio, te lo voglio perfetto come un vino industriale, perché alla fine i difetti che nascono dal non uso o dal non fare certe cose, ti assicuro che non li vuole nessuno. No, qualcuno sì, trovi il giapponese che li trova un'autenticità, però sono forme di un
po' di perversione, il vino difettato è interessante, per noi che facciamo vino è interessante, perché è una deviazione di un percorso che noi tendiamo a controllare, quindi le deviazioni che capitano a qualcun altro sono interessanti come forma di esperienza per noi, per capire cosa succede. Quando è capitato a noi, noi abbiamo un'azienda, non facciamo poesia, e quindi quando capita lo paghi il salario, l'errore, quando poi lo introduci nei commerci. Quindi noi cerchiamo di lavorare, noi cerchiamo di essere pragmatici, non vogliamo fare una guerra di religione, dire che bisogna fare assolutamente così, oppure che non bisogna assolutamente usare su fine. A me interessa di più, questi vini sono intorno ai 13 gradi e mezzo del 2005, intorno ai 14, 99. Dal 2008 abbiamo cominciato un lavoro per vedere di ridurre il contenuto di alcol, cioè quindi cercando di scegliere al momento della vendemmia in maniera meno empirica di quanto non fosse prima, che tipicamente si assaggia l'UVML è pronta, no? Invece adesso stiamo molto attenti a quello, perché anche un paio di giorni fanno molta differenza. Puoi avere un'uva matura con meno zucchero, meno alcol, un vino più bevibile, più leggero e più digeribile. Quindi io trovo più importante magari pensare a quello che non a 10 mg di zucchero più o meno. Quello non fa nessuna differenza, perché si parla di io parlo sempre del toccare, ho un amico che fa timorasso, dice no, il timorasso si tratta a vendere, sì, a metà che si differenzia. Certo. Io non lo metto dubbio, lì ovviamente certo. Sono condizioni sue specifiche che gli permettono di fare questo. Ripeto, il toccare è un vino di bassicità, va tenuto conto di questo. Difatti volevo domandare se secondo lei la maggiore evoluzione che io sento nel Galea sia dovuta proprio alla carenza d'acidità, perché il Brazzante secondo me è un vino che è cioè dovendolo comprare non esiterei un minuto, perché secondo me c'è una differenza netta data dal territorio, ma quindi quell'acidità che dipende dall'espressione termica che allora, diceva forse. L'acidità in senso di acido tartarico misurato ad analisi è identica, cioè se tu misuri la quantità di acidi in entrambi i vini identici, qui parliamo di percezione dell'acidità, sì. La percezione dell'acidità è attenuata dai processi ossidativi, sì. Allora, il Galea è un po' più evoluto, quindi quella maggiore evoluzione riduce la percezione dell'acidità e conferisce al Barzan una maggiore freschezza. Molto fresco. Io sono d'accordo, però siamo nel campo delle valutazioni molto soggettive, perché ripeto, se io ti faccio delle analisi di entrambi i vini e me le fa la DOC, quindi sono analisi fatte ripetute, siamo sempre intorno allo stesso livello. Da che dipende? Ma in genere, siccome il Galea prende più sole, quindi uva che è un po' di più matura, e quindi evolve sempre un pochettino prima, è sempre più pronto il Galea. Quando noi lo mettiamo in commercio, il Galea è sempre pronto, Marzano è un po' più lento, tende ad andare una materia prima più scorbutica, più difficile, a partire già dal mostro, ha già degli odori più meno floreali, meno fruttati, molto più, che ti fanno anche intuire uno spessore diverso, uno spessore più elevato per il Brazzan. Infatti io ho più passione per il Brazzan che il Galea, perché quando vado ad usare la vasca dico, sento degli odori che sono di un'eleganza, dico scorbutico tutto, però so che in invecchiamento mi dà dei risultati che mi... Ma non è un lavoro in commercio il 2005, no? 2005 adesso sì, ho qualcosa, siccome 2009, non 2008, 2009, 2010 sono state annate molto complicate, anche 2008 per Pero Nostro, 2009 abbiamo avuto grandine solo a Galea, 2010 abbiamo avuto un sacco sotto vendemmia, metà in automatico, 2011 gradinata, perso metà, siamo molto corti, pronunciamento di isofili, siamo molto corti di uve e quindi di vino, allora 2005 l'avevo tenuto un po', perché è una di quelle annate che, per come lavoravamo fino a quell'epoca lì, erano vini che erano di rilascio lentissimo. Allora, 99, breve introduzione sulla annata, annata molto calda, molto violenta, un agosto proprio di proprio deserto, con grande stress idrico della vite, vite vecchia al vantaggio che pesca in profondità, quindi ha risorse per soffrire e trovare le sue risorse idriche, però in questo caso è andata talmente in stress che c'è stato con un leggero appassimento, cioè la vite ha richiamato acqua dagli acidi per sopravvivere.
Poi a settembre ha piovuto e si è ristabilito l'equilibrio idrico. Però c'è stato questo leggero appassimento che ha concentrato molto il vino, specialmente Galea che era estremamente esposto a questa siccità. Nel 2008 abbiamo eliminato tutto, e abbiamo cambiato prezzo, abbiamo lavorato con pressioni più basse, quindi anziché tipicamente si fa spremitura del mosto, allora facevamo anche di raspatura, cioè togliavamo i raspi, facevamo la spremitura, poi l'ultimo stadio della spremitura va torchiato, no? Per cui torchiato si decide cosa fare, a volte si tagliano, a volte si vendono separatamente. Dal 2008 abbiamo cambiato pressa, lavoriamo a pressione molto più bassa, non facciamo i torchiati, non estraiamo tutta l'ultima parte della spremitura, che è quella più carica di problemi, di instabilità, che sono quelle cose che poi devi andare a trattare in cantina. Noi abbiamo detto, ma chi ce lo può fare? Però sono sempre stati caratterizzati, io non si vedo, la prima cosa devo dare un'eleganza estrema. Però, sì, però siccome l'obiettivo poi di chi fa vino è cercare di migliorarsi, c'erano delle, cioè, a volte ho l'impressione che siamo venuti così nonostante quello che abbiamo fatto. Potevano essere secondo me meglio, perché con la materia prima che abbiamo si può fare di più, si può fare di più, si impara e si impara a fare meglio, si impara a essere un po' più sicuri, quindi noi abbiamo il vantaggio di avere due vigneti esposti magnificamente in due zone in cui l'uva viene molto bella, fortemente caratterizzata, perché lo stesso Tokai nelle due vigne è proprio, ha un colore diverso, un profumo diverso già sulla pianta. Quindi sono vigne che caratterizzano molto e ti permettono di lavorare poco in cantina, ti permettono anche di fare qualche errore in più. Il mio vicino in pianura deve fare, me lo dice lui, salti mortali per cavare fuori a volte un po' di carattere ai vini, me lo dice perché... Fertilizzarti non sai? No. Cioè, la collina... La vite vecchia non sono elementi romantici, dice la collina, che bello, no? Stai lì a leggere il libro, la vite vecchia rimanda ai nonni, no, sono fattori di produzione, quindi con un valore assoluto che tutto ti permette di lavorare molto poco poi in cantina. Noi adesso in cantina facciamo molto poco, inteso come intervento, quindi non facciamo la decantazione, non facciamo chiarifiche, facciamo una leggera filtrazione di mutilamento per togliere le velature.